chiedono risposte certe per il futuro dello scalo di Sant'Anna. Per questo il Comitato Cittadino Aeroporto Crotone ha organizzato un sit-in davanti all'infrastruttura. Nonostante le alte temperature, simpatizzanti e cittadini del crotonese hanno voluto prendere parte a questa mobilitazione, poiché credono nello scalo e nelle sue potenzialità. Non riusciamo più ad accettare il silenzio della SACA, il silenzio della politica, quando la realtà è certa. Il 31 agosto sarà l'ultimo giorno che vedremo decollare l'aereo per Pisa e il 27 ottobre l'ultimo giorno che vedremo l'aereo per Bergamo. Non riusciamo a capire perché SACA, che è il gestore unico, che deve far decollare il nostro territorio, rimanga in silenzio. Questa vicenda è all'attenzione tanto del ministro Toninelli quanto del ministro Di Maio. Continuerò a svolgere quelli che sono i miei incontri, i miei impegni, continuando a intervistare tutti quelli che sono gli interlocutori che ci devono dare una risposta per questa vicenda. Da Crotone per l'ACNews 24.